Buongiorno a tutti, benvenuti nel nostro magico paese. Io sono Karen Massimiliano, responsabile dei docenti dell'ICI di Cossigliole e chef del ristorante La Bandera, situato dentro il castello. Oggi andiamo a preparare una ricetta, è l'ora della magia. La ricetta che andiamo a fare oggi è l'uovo croccante con asparagi e salsa di grana padano. Gli ingredienti sono grana padano, un po' di panna, farina, uova e pan grattato per impanare, un po' di burro, un po' di asparagi già sbianchiti, puliti, bolliti in acqua bollente salata e poi scioccati in acqua e ghiaccio, delle uova freschissime per fare l'uovo poché, aceto e ovviamente un po' di sale. Mettiamo a bollire un pentolino con un po' di acqua, la tagliamo, aggiungiamo l'aceto di vino bianco. Questo ci serve per fare l'uovo poché. Prendiamo il nostro uovo freschissimo, andiamo a creare un vortice, l'acqua dovrà sobbollire e poi lo facciamo cadere esattamente nel mezzo. Dopo circa un paio di minuti il nostro uovo sarà pronto. Ricordatevi che dentro deve rimanere morbido, perché poi uno degli effetti della ricetta sarà che, andando a rompere l'uovo croccante, il tuorlo dovrà essere ancora duro e fuoriuscire per andare a finire in castagno. Dopodiché siamo pronti per andare ad impanare. Prima della farina, delicatamente perché è molto morbido. E per ultimo del pan grattato. Se volete un effetto ancora più croccante, potete deciderlo di impanarlo due volte. Adesso lo lasciamo qui fino a quando non avremo tutto il resto pronto e poi lo friggeremo. Nel frattempo abbiamo messo a scaldare l'olio e messo su una padella per far saltare gli asparagi. Un oggetto di burro. Volete aggiungere un po' di erba, un bello spicchio d'aglio. Per la salsa al grana padano, prendiamo il grana padano, un pentolino con un po' di panna, non ne serve molto, temperatura medio bassa. Ok, quando la nostra salsa al grana padano sarà omogenea, vorrà dire che è pronta, non dobbiamo fare altro che andare a friggere. Un po' di pan grattato per controllare che il nostro olio sia a temperatura. Ci prepariamo un piattino per asciugare il fritto. Prendiamo il nostro uovo. Possiamo anche andare direttamente con la spuma rossa. Temperatura bella alta, ci andrà circa una 35-40 secondi. Ricordate qui che deve essere un arancino, adesso il duro dello croccante, il piatto, un po' di sale, un po' di pepe. I nostri elementi sono tutti pronti, dobbiamo solo andare a impiattare. Prendiamo prima i nostri asparagi, la nostra salsa. Il nostro uovo croccante, qualche germoglio di pisello per dare un po' di freschezza. Il nostro piatto è pronto. Quando andiamo a tagliarlo, vedete che il tuorlo è ancora bello morbido e fuoriesce. Io vi ringrazio, ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, ricordatevi che andate